Se volete acquistare crediti, andate su vipcoinsfifa.com, veloce, sicuro e affidabile. E se mettete il codice coupon MALATI15 avrete 5% di crediti in più. Bella a tutti ragazzi, io sono Silver dello staff di Noi Malati di Foot e sono qui oggi per portarvi la recensione di One Mata in forma, diventato parte della squadra della settimana grazie alla doppietta rifilata al Liverpool in campionato. Questo giocatore si presenta con un 86 di overall, che si divide in un 75 in velocità, un 80 in tiro, un 86 in passaggio, un 89 in dribbling, un 32 in difesa e un 62 in fisico. A me questo giocatore ha dato una buonissima impressione usato da TD, era molto simile a David Silva, devo dire. Questo giocatore ha un 75 in velocità che si divide in un 84 in accelerazione e in un 66 in velocità scatto. Per me queste statistiche rappresentano proprio esattamente quello che mostra in gioco. Infatti, quando partivo con Mata, gli scatti erano abbastanza lenti e macchinosi, ma poi se riusciva a prendere velocità era difficile da prendere, e grazie a questo spesso riusciva a scendere i difensori avversari. Passiamo al dribbling, che si presenta con un 89 sulla carta, che comprende un 86 in dribbling, un 92 in agilità e un 90 in controllo palla. Per me il dribbling è assolutamente il punto di forza di questo giocatore, che avendo 4 stelle di mossabilità riuscirà facilmente a scartare i suoi avversari, e con il 92 di agilità sarà difficile prenderlo. Inoltre, grazie al 90 di controllo palla sarà molto difficile portargli via il pallone, poiché l'ho sempre attaccato ai piedi. Ora parliamo del tiro, che si presenta con un 80 sulla carta, ma che si divide in un 83 in tiro giro, 82 in finalizzazione, 82 in precisione di punizione, 68 in precisione di testa, 76 in long shot e 78 in potenza tiro. Devo dire che grazie all'82 in finalizzazione, questo giocatore, se si troverà davanti alla porta, sarà difficile che sbagli. E grazie all'83 di tiro giro farà dei bei tiri ad effetto. Io Mata l'ho usato, come potete vedere, in una clip per battere una punizione e mi ha fatto gol, un gol stupendo. Poi nelle altre punizioni che gli ho fatto battere, prendeva quasi sempre la porta. Ovviamente devo dire che il colpo di testa è un po' una pecca di questo giocatore, che farà fatica di solito a prendere se è marcato, dato il suo 1,74 di altezza. Però ho notato che se si trova da solo riuscirà a indirizzare bene la palla verso i suoi compagni se dovete fare sponda o verso la porta se dovete tirare. Passiamo ai long shot. I long shot non sono un punto di forza assolutamente, anzi devo dire che non sono per niente fantastici. Ora passiamo al passaggio, un altro dei punti di forza di questo giocatore. Passaggio che si presenta con un 88 in passaggi corti, 79 di passaggi lunghi, 84 di cross e 90 in di visione. I passaggi di questo giocatore mi hanno molto colpito. Grazie al 90 di visione riuscirà sempre in qualche modo a far filtrare la palla per farla arrivare ai suoi compagni. E grazie a 84 di cross, se batterà dei calci d'angolo, riuscirà praticamente sempre a mettere sulla testa dei suoi compagni. Infine fisico. Fisico che è assolutamente un contro di questo giocatore. 62 sulla carta, ma che si divide in 53 in forza fisica, che è pochissimo, 74 in salto e 91 in equilibrio. Se vi troverete a fare spallate con gli avversari, Mata perderà praticamente sempre i contrasti a spallate. Però grazie al 91 di equilibrio, se vi trovate in mezzo a più giocatori avversari, riuscirà a resistere, a stare in piedi, senza cadere. Io aggiungerei come pro un 89 in posizionamento, che grazie a questo lo trovavo sempre in posto giusto nel momento giusto. E come contro aggiungerei le tastelle più debole, che secondo me sono poche. E davanti alla porta, se si trova sul destro, è più facile che sbagli ed è meno efficace. Bene, concludendo, io direi che Mata è un ottimo giocatore, assolutamente da provare se avete i crediti. Usatelo da ATD, vi consiglio, è molto simile a David Silva. Iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e un commento di cosa ne pensate di Mata If. Qui da Silver è tutto, bella.